E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre è Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare un calciatore giovanissimo ma dalle grandissime potenzialità. Lui è Marco Sala ed io lo ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ciao Marco, come stai? Ciao, grazie a voi per l'invito. Sto bene, grazie. Sono tornato ieri dall'impegno con l'Under 21 e sono rientrato a Chiavari, pronto per la partita di sabato. Bene, poi avremo modo di approfondire questa tua esperienza, ma prima voglio farti un po' la domanda di rito, ecco, come è nato tutto, come nasce la tua passione per il calcio? No, la mia passione per il calcio nasce in famiglia. Nel senso che dai miei nonni a mio papà, a mio fratello, a tutti piace il calcio è diciamo lo sport di cui si parla quasi ogni giorno in casa, quindi da lì nasce la mia passione. Poi giocando con mio fratello la passione è cresciuta fin da piccolo e appunto ho iniziato a 5 anni nella Rodense. La squadra della mia città, io sono di Rho, vicino a Milano, e poi da lì è stato sempre un crescendo sia di soddisfazioni che della mia passione è sempre appunto aumentata. Bene, come accennavi già all'inizio, c'è stata questa esperienza in nazionale. Ecco, cosa si prova a vestire la maglia della nazionale? Una maglia ambita forse da tutti i calciatori. Ecco, quali sono le emozioni che si provano? Certo, di sicuro la nazionale è il massimo, no? Per un giocatore perché Assolutamente. rappresentare il proprio paese è qualcosa di difficile da raggiungere, ma sicuramente di bellissimo che inorgoglisce perché quando metti la maglia dell'Italia senti proprio il peso, la responsabilità, ma anche una grandissima gioia, un grandissimo orgoglio. Di sicuro io come tutti i ragazzi con la nazionale c'è un rapporto speciale, nel senso che ogni volta è una gioia e si spera sempre di essere convocati e di far parte del gruppo. Bene, io te lo auguro. Ora, volgendo un po' un occhio di riguardo ai giovani ragazzi, ecco, non che tu sia così tanto vecchio, ecco, quali sono i consigli che ti senti di dare ad un giovane ragazzo che ai tempi nostri vuole avvicinarsi al mondo del calcio? No, come dici tu, appunto, forse non sono la persona più indicata, dai, perché ho appena iniziato anch'io la mia carriera ancora molto giovane, però di sicuro quello che ho capito, che capisco ogni giorno vivendo spogliatoi di persone grandi, è che l'umiltà e la voglia di lavorare, il sacrificio, la voglia di far fatica sono alla base di qualsiasi successo, soprattutto in ambito sportivo. Non si hanno soddisfazioni senza il duro lavoro, quindi per un bambino che vuole affacciarsi al gioco del calcio, di sicuro questo. E poi, vabbè, soprattutto per i più giovani, di vivere tutto con gioia, perché alla fine è lo sport però del mondo, perché è quello che è più seguito in tutto il mondo e quindi di Certo. sicuro bisogna sentirsi dei privilegiati a poter giocare a calcio. Assolutamente, concordo con te. Per ultimo, mi va di chiederti un po' quali sono i sogni che vorresti realizzare in questa tua carriera calcistica? Ma di sogni ne ho tanti, come qualsiasi ragazzo della mia età, però penso che quello più a breve termine sia arrivare a giocare in Serie A, che è il sogno che ho da quando sono bambino, perché da quando sono bambino appunto guardo le partite di Serie A e ho sempre pensato che un giorno avrei voluto essere al posto dei giocatori, quindi spero che appunto si possa realizzare. Dai, lo spero anche io, spero un giorno di vederti un po' qui nella massima serie del calcio italiano. Ti ringrazio per questa fantastica intervista, grazie soprattutto per la disponibilità. Ringraziamo anche la società della Virtus Entella per averci messo in contatto. Ti
Ti mando un grande abbraccio e ti auguro il meglio per quanto riguarda tutta quanta la tua carriera. Altrettanto e grazie mille a voi. Un abbraccione, ciao carissimo. Ciao ciao.